Quindi io so che c'è una lettera. Oh, c'è una lettera che non è mai stata forse aperta e che credo tu abbia scritto e inviato. Ed è in suo possesso, ma lui non ne conosce. No, allora, è successo questo. Io ho inviato questa lettera perché faceva parte di quell'esercizio. Scriviamoci. Lui era, dove eri, a Bolzano, se non sbaglio, Bolzano, stavi stavo girando girando. qualcosa. Io ero a Roma. Ovviamente noi facciamo sempre queste cose qui, ma sembra sempre anche dalle lettere che poi siano sempre momenti molto complessi. Abbiamo avuto sempre una storia piuttosto Rocambolesca, come dici noi. rocambolesca, ecco. Forse anche per colpa della distanza. Allora, io ho inviato questa lettera e lui, per qualche motivo, qualche capriccio, non l'ha mai letta. Dopodiché No, io... c'è una ragione. Ah, In ecco, io quel non l'ho mai periodo saputa. stavo iniziando a leggere tutti i libri della recherche. E allora non so perché mi è venuta in mente questa cosa, ho detto no, la leggerò quando finirò di leggere la Il recherche. tempo perduto, Esatto. ecco. Quella recherche non fu mai finita. Come nessuno, io credo che solamente lui Esatto. l'abbia finita. No, scherzo, però. E quindi non ho mai aperto quella lettera fino ad oggi. Sì, perché io l'ho portata, ho raccontato a Luigina di questa storia, no? Perché poi io nel corso degli anni, questa lettera è del 2015, dicevo a Dario ogni tanto, Dario, ma l'hai letta quella lettera? A volte Abila. abbiamo anche litigato ferocemente, che tu l'hai buttata quella lettera. Dimmi... No, no, so dov'è, E lui mi ha detto, so tranquilla. dov'è? E questa volta me ne ha dato la prova, perché io non l'ho mai trovata questa lettera, a casa era nascosta, quindi l'ho presa. Ma lui mi ha detto, non ti permette, adesso tu pensi che la leggi tu per vedere se la possiamo Perché portare, e dice, la leggo dai, io. leggiamola, adesso te la leggo. Ho detto, no, ho aspettato così tanto tempo, non voglio Ma leggerla. scusate, ma il festival non può essere un'occasione Il per aprire. festival infatti è stata un'ottima occasione perché oggi Sì. abbiamo deciso di aprirla. Sì, esci, per La, verificare il contenuto, l'abbiamo già perché era fatto. 2015. L'abbiamo già fatto, devo dire, In albergo in adesso, albergo giusto? adesso. No, Con un calice di dai! vino. No, ma vi Beh, giuro, vabbè, voleva sapere cosa c'è. era No, lo volevo sapere io importante. perché l'ho scritta io, quindi ero preoccupatissima, no? Speravo di non Però magari confessare. ce ne date uno Un stralcio, assaggio. un Un assaggio, quello che assaggio. volete voi. Immagino che aprendo la prima qualcosa avete È stato sentito. molto emozionante, però. Sì. Posso confermare questa cosa qui? Cioè, non ci aspettavamo, perché effettivamente quando il tempo passa, a me spesso capita, no? Di Sì. rileggere qualcosa che ho scritto. E non è più quella persona, no? È cambiato tutto. E quindi ho detto, ma ero io, lui, insomma, la leggeva lui, quindi abbiamo rispettato tutte le regole. Sì, ce l'hai Adesso la tu. leggerai tu, No, a no, no, questo punto. no, 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 la leggi Adesso tu. ce l'hai tu, Adesso non ce l'hai. facciamo i furbi, Allora, è eh. giusto che diciamo, la prima emozione dopo così tanto tempo se la siano gestita davanti a un bicchiere di vino in albergo fra loro due, però adesso, così come ci è stato promesso, magari un piccolo assaggio se la ritrova. Eccolo, Piccolo ce la assaggio. leggerai tu. Senti, vuoi usare il leggio e questo Ma microfono? no, Lo io leggi non così, leggerei. perfetto. Ovviamente anch'io non avrei vinto nessun premio, cioè ci tengo a dirlo, era una lettera scritta senza nessun E concorso in certo perché vista. da, come dire, sono 7 anni, quindi come dire, c'è un'aspettativa gigantesca, no? Dal 2015 ad ora. Però in realtà credo che sia meravigliosa per la sua semplicità. Quello. Caro amore mio, ti ho detto una bugia, non leggo l'Odissea, quindi anche lei mentiva sulle sue letture. Ma fumo una sigaretta e ti scrivo una lettera come nell'Ottocento, perché siamo lontani e non se ne può più. Abbiamo litigato anche stasera, era un rapporto rocambolesco il nostro, che peccato. Ma nella mia pazza testa il fatto di poter litigare significa che ci sei. Vorrei raccontarti quanto è stato brutto non averti. Per esempio, non potevo pronunciare il tuo nome senza sentire un peso forte sul cuore. Ci sono stati pomeriggi trascorsi a terra sul balcone a scrivere che mi mancavi da morire. E quei pensieri li mettevo in una scatola da riprendere in futuro, perché avevo letto che smaltire il dolore faceva bene. Adesso voglio dirti anche che sono salita in cima alle scale a Monti. Le scale a Monti è la scalinata Borgia, si chiama, è un posto meraviglioso dove ci siamo dichiarati il nostro amore. E ho aspettato un segnale, un fattarello che mi facesse capire. Solo che quelli, quando li cerchi, puntini, puntini. Mi dispiace che sono fatta così male, non è vero. Vorrei che tu stessi tranquillo, come quando dormi con me di notte e stiamo bene. A questo proposito voglio rendere omaggio ai miei timbrini. Vorrei elencarti qualche nostro momento felice da rileggere all'occorrenza. Le avevo regalato dei timbrini,
lei ha legato dei timbrini a questa lettera, uno di questi è un camper. E ci sono dei momenti, ci sono delle cose che censurerò. Legate al camper, ovviamente. Legate al camper. Problemi con il motore, suppongo, cose di questo genere, sì, meccanica. Sì. Okay. Sì, sì, mi ricordo quando nella metro mi hai fatto ascoltare Wishes, è un pezzo musicale, sono scoppiate in lacrime. E mi ricordo tante altre cose belle e brutte, ma fra tutte, quante rime, ricordo di voler sempre di più averti qui, attaccato a me, con la pelle, a darci i baci per caso di notte. Finisco? Beh. Sì, sì, è vero, vorrei avere 12 anni e vorrei che tu avessi 12 anni con me. Vorrei poterti dire che li vivremo e saranno i 12 anni più memorabili della storia degli amanti. Sì, i miei piani sono giusti. Se i miei piani sono giusti, dovresti avere in mano questa lettera il giorno prima del tuo arrivo a casa. Invece i piani erano un po' sbagliati. Speriamo arrivi. Adesso vado a nanna, credo sia proprio bella questa faccenda delle lettere d'amore. Potrai incollarla su una pagina del tuo diario in memoria dell'eccezione che ho voluto regalarti stasera. Buonanotte, Elena, ti amo, una mongolfiera a timbrino. 25 agosto 2015, mezzanotte.